intero che cade a rovescio. Tutto che rompe, precipita, si inonda. Come una fiumana torrenziale. Io voglio vedere il mondo come il mondo cammina e parla, come realmente appare. Io ho già una mano sul mondo. Questo è un principio di disobbedienza. Don't be ridiculous. Books are illegal. È vero che tanto tempo fa i vigili del fuoco li spegnevano gli incendi invece di appiccarli. No. Houses have always been fireproof. Firemen never put fire. Sei felice? Stupid question. Of course I'm happy. Of course I'm happy. What a ridiculous question. Of course. Childish question. In giro a fare ogni singola fottuta cosa in una volta sola. 1, 2, 3, 1, 2, 3, the uncle. Laughing, the rain, the storm, the whole world pouring down thunder, rolling down the stairs. 1, 2, 3, 4. So, abbiamo tutto quanto necessario per essere felici, ma noi non lo siamo. Manca qualche cosa. Figuring out why we're in such a mess.
I mean, I feel like we're going off a cliff and I don't want to go over. Oh. Il fuoco è la luce, ma soprattutto è purificazione! This book can go under the microscope. You would find life. Non tutti possiamo correre qua e là notte e giorno. Viaggiare, parlare con la gente. È il solo modo per cui l'uomo medio potrà vederle. Sarà in un libro! La tua Clarisse, sono confusa, sono la stessa persona. Questo stordimento, quando ho iniziato nel mio corpo, nella mia faccia. Guardami, Monta! Qualcosa più grande di me, come se avessi messo da parte una quantità enorme di cose senza sapere quali siano. Mi metterei quasi a leggere un libro prima che faccia del male a qualcuno. I libri non dicono nulla, nulla che tu possa credere o insegnare. Tutti corrono affannati qua, là, a spegnere le stelle e a offuscare il sole. Credimi, Montag, alla fine ti senti perduto. Spill my guts on the wheel, I wanna taste them all, but I'm on fire. Stars look, a million of them swimming between the clouds like enemy discs. Montagne che ci scoraggino. Ed è per questo che un libro è un fucile carico nella casa del tuo vicino. Ognuno di noi
lasciarsi qualcosa dietro. Un figlio, un quadro, un libro. Non è importante ciò che si fa, purché si cambi qualcosa in qualcos'altro che porti la nostra impronta. La differenza che c'è fra un uomo che si limita a tosare un prato e il vero giardiniere sta nel tocco. Il primo può anche non esserci mai stato su quel giardino, ma il vero giardiniere ci resterà.